Ciao a tutti, il video di oggi sarà in collaborazione niente meno che con Mauro del canale 55 Winston 55 e Due Cuori e una Cappa, quindi Ombretta e Gabriele. Ciao ragazzi, vi voglio tantissimo bene, sono davvero davvero felicissima ed emozionata per questa nostra collaborazione, quindi sarà una collaborazione a tre. Sono delle splendide persone, andate a visitare davvero i loro canali perché Mauro, vabbè, lo sai che ti adoro, sei mitico per me, i tuoi video sono eccezionali. Ombretta e Gabriele, vi ho scoperto da poco e mi state piacendo sempre di più. Siete davvero anche voi fortissimi. Quindi questa collaborazione, abbiamo deciso che il tema di questa collaborazione sarà proprio la Pasqua. Per cui entrambi, tutti e tre, abbiamo pensato a una ricettina che appunto fosse dedicata alla Pasqua. Io personalmente vi presenterò. Farò una ricettina sarda che si fa tradizionalmente in questo periodo e si tratta dei famosi pistocchedus. Il nome magari vi farà sorridere. Sono dei dolcetti buonissimi, vengono fatti in pasta di biscotto, pasta con lo strutto però, non col burro. E con una leggera aroma di limone, quindi un po' di scorza di limone, e poi il resto farina e uova. Comunque poi vi lascerò al video e vedrete un po' la preparazione. Comunque sono meravigliosi. Poi vengono glassati con una glassa fatta con albume e zucchero, e poi vengono decorati, insomma, sono molto molto eleganti. Vengono decorati con delle palline argentate o colorate. E appunto sono proprio adatti. Proprio per la loro forma e quindi la loro eleganza e raffinatezza, sono adatti appunto alle cerimonie, quindi alle cresime, comunioni e anche al periodo pasquale. Non so, spero che la ricettina vi piaccia, spero che possa piacere anche a voi, Mauro e Ombretta e Gabriele. Io vi mando un grossissimo bacione, adesso mi trasferisco in cucina, bando alle ciance, altrimenti viene un video lunghissimo. Mi trasferisco in cucina e andrò ad elencarvi subito subito gli ingredienti per questi buonissimi pistocchedus. Un abbraccio e un bacione a tutti voi. Ciao! Per realizzare i nostri pistocchedus avremo bisogno di 450 g di farina. Io utilizzo questa speciale, ideale per dolci. Poi ci occorreranno 3 uova intere più 3 tuorli, quindi in tutto 6 uova. Poi utilizzeremo 100 g di zucchero, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 40 g di strutto tenuto a temperatura ambiente, quindi che si ammorbidisca un po', poi la scorza grattugiata di un limone e per la glassa, o come la chiamiamo noi sagappa, utilizzeremo 300 g di zucchero a velo. Poi qua è a vostro gusto, potrete scegliere le perline, quelle colorate, oppure come faccio io, le perline argentate. Poi il colorante del colore che più preferite, io ho scelto il rosso, che si intona bene col bianco, e poi un po' di ghiaccia reale proprio per creare qualche decorazione sopra. E sempre per la glassa utilizzeremo i 3 albumi che ci avanzeranno dei 3 tuorli di prima dell'impasto. Andiamo subito subito adesso a realizzare l'impasto. Per prima cosa all'interno della ciotola del nostro impastatore, della nostra impastatrice, andremo ad inserire i 100 g di zucchero. Poi le 3 uova intere e i 3 tuorli. E gli albumi, come vi ho già detto prima, li andremo a riporre da una parte, facendo attenzione che non siano, diciamo, tra virgolette, contaminati da neanche una goccina di rosso, di tuorlo, perché altrimenti poi non monteranno. E li andremo appunto a dividere così. Nel bicchiere andremo ad inserire gli albumi.
qua aggiungiamo i tuorli. E ora la scorza del limone grattugiata. Ora andremo ad azionare la nostra impastatrice finché il nostro composto di uova, zucchero e scorza di limone avrà raggiunto una consistenza bella gonfia e spumosa. Quindi più o meno ci vorranno 10 minuti, 15 minuti circa, ecco, più o meno. Ok, io la faccio partire e poi ci vediamo dopo. Ed ecco il nostro composto ben montato. Guardate un po' come scrive l'uovo. Adesso sostituiamo le fruste con i ganci impastatori. E nel frattempo che stanno girando i ganci, quindi nel frattempo che la nostra impastatrice è in funzione, andremo ad aggiungere piano piano, proprio a cucchiaiate, quindi a un cucchiaio alla volta, andremo ad aggiungere la farina, però solo 400 grammi, perché gli altri 50 ci serviranno dopo, quindi 400 grammi di farina con i due cucchiaini di lievito mescolati assieme. Quindi nel frattempo che è in funzione andremo ad aggiungere questi. Vedete come è diventato l'impasto? Ora andremo ad aggiungere anche lo strutto ammorbidito. Sempre un po' alla volta e sempre mentre la nostra impastatrice è in funzione. Quindi dovremo attendere che il nostro composto avrà assorbito il primo strutto, diciamo. Aggiungiamo i restanti 50 grammi di farina. Sempre mentre è in funzione, li aggiungiamo piano piano. Ed ecco il nostro impasto. Adesso ci trasferiremo sul piano di lavoro, sulla spianatoia, e andremo a dargli una forma, quindi il piano di lavoro dovrà essere leggermente infarinato, e poi lo andremo ad avvolgere con la pellicola trasparente e a riporre nel frigorifero per almeno un'ora. E noi ci vediamo dopo fra un'ora. Ok, trascorsa l'ora di permanenza nel frigo e siamo pronti per iniziare a dare la forma ai nostri pistocheddus. Quindi iniziamo a ritagliare dal nostro impasto una piccola parte, così. E creiamo un salsicciotto.
La forma classica è questa. Vedete? Questa qui. Potrete dargli anche la forma di un cuore, ad esempio. E li sistemiamo, mi raccomando, ben distanziati tra di loro, su una leccarda del forno con un foglio di carta da forno sopra. E nel frattempo che facciamo questa operazione, andremo ad accendere il forno e lo facciamo preriscaldare a 180 gradi. Ecco, per essere più precisi, vi dico che un pistocheddus pesa circa 42 grammi, quindi voi fateli più o meno di queste dimensioni, diciamo entro e non oltre i 50 grammi, così ve l'ho detto proprio per essere più precisi e per farli tutti delle stesse dimensioni. Ed eccoli qui, guardate che carini, con le dosi che vi ho dato dovrebbero venire fuori all'incirca 20 pistocheddus. Guardate, ne ho fatto anche uno a forma di cuore. Carinissimo. Ok, li inforneremo a 180 gradi per circa 30 minuti, 25-30 minuti. Questo ovviamente dipende sempre comunque da come cuoce il vostro forno, da quanto è potente e insomma dal tipo di forno che avete, perché come ben sapete non tutti i forni sono uguali. Ok, adesso io li inforno e poi noi ci vediamo dopo. Ed eccoli appena tolti dal forno, ne manca uno perché l'ho voluto subito assaggiare, lo so, sono una golosona, però ho sentito questo buon profumino e non ho resistito. Ormai, ragazzi, abbiate pazienza, ormai mi conoscete come sono fatta. Comunque vorrà dire che ne glasserò uno in meno, non c'è problema, adesso sono 19. Comunque, a parte gli scherzi, bando alle ciance. Adesso li dovremo far raffreddare completamente, quindi dovranno essere freddi, neanche tiepidi, proprio freddi. Li dovremo far raffreddare e poi potremo procedere con la glassatura. Quindi nel frattempo noi andiamo a montare per bene gli albumi che sono rimasti, quindi quei tre albumi che sono rimasti dai tuorli che abbiamo usato per l'impasto. Li andremo a montare con 300 g di zucchero a velo. Trasferiamo gli albumi all'interno di questa ciotola. Aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a montare per bene. Quando i nostri pistocheddus saranno belli freddi e quando la nostra glassa sarà pronta, dovrà essere bella densa densa, li andremo proprio così ad immergere e li lasciamo per un po'. E poi solleviamo. Ed ecco qui. Guardate che bello. Poi li andremo ad adagiare sopra la leccarda del forno, sempre col foglio di carta da forno, in modo tale che asciughino per bene. Quindi faremo lo stesso procedimento con tutti quanti. Ah,
Adesso ai nostri pistocchedus andremo ad aggiungere le palline argentate o, se preferite, le palline colorate, quelle che più vi piacciono, e le aggiungeremo così un po' a casaccio, diciamo distanziate un po' così, ecco. Tanto poi andranno, dovremo fare altre decorazioni con la ghiaccia reale. Una volta aver disposto tutte le nostre palline argentate, andremo a preparare la ghiaccia reale col colorante. Io ne ho fatto poca perché non li voglio fare tutti, ne voglio fare qualcuno, infatti qualcuno l'ho anche già fatto, perché comunque mi piacciono anche così solo bianchi con le palline argentate. E ho utilizzato 1 grammo di colorante, poi 2 grammi di acqua, 2-3 grammi di acqua e 25 grammi del contenuto della ghiaccia reale, del contenuto della busta. Poi l'ho disposto all'interno della sacca Posh data in dotazione e adesso potete fare tutte le decorazioni che volete. Io creo delle specie di palline qua sopra. Ed eccoli qui i nostri pistocchedus, tutti decorati. Non li ho voluti sovraccaricare di colore o di decorazioni, poiché sono molto molto carini anche così semplici, vedete? Così bianchi con le palline argentate, semplicemente così. Poi in qualcuno ho voluto creare dei pallini rosa alternati alle palline argentate, giusto così per dargli un po' di colore. Invece qua ho creato non so che cosa, comunque mi è piaciuto. Insomma, sono andato un po' a libera fantasia. Qui potrete sbizzarrirvi, lascio a voi la libera scelta, insomma, libera fantasia. Ok, adesso li dovrete disporre vicino ad una finestra aperta, in modo tale che prendano molta aria, perché ci vorranno circa 5-6 ore perché si asciughino completamente, quindi perché si asciughi sia la glassa di albume e sia la ghiaccia reale, e quindi insomma dovranno prendere molta aria, e noi ci vediamo fra 5-6 ore. Ed ecco i nostri meravigliosi e super eleganti pistocchedus pronti. Guardate un po' come l'albume è asciugato per bene, come la glassa è asciugata tutta, e anche la ghiaccia reale. Come avrete potuto notare dal video, la realizzazione di questi dolcetti non è difficile, bisogna solo prestare un po' di attenzione, ecco, magari alla glassa. Perché la glassa, cioè gli albumi, devono essere belli densi, quindi non deve essere liquida, ma deve essere proprio, deve attaccarsi subito, deve essere di quella consistenza giusta. Quindi il resto è davvero davvero molto molto semplice. Sono adatti alle cerimonie e quindi anche alla Pasqua, ad esempio alle cresime, proprio per la loro forma e per il loro aspetto super super elegante. Quindi questa bella glassa bianca candida con queste perline argentate sopra e qualche disegnetto, qualche colore sopra, li rende davvero super super adatti, elegantissimi, molto molto raffinati. E poi sono anche deliziosi, buonissimi. E ora vi faccio pure la prova assaggio in diretta. Buonissimo, meraviglioso. Adesso mi preparo un buon tè caldo, così continuo a gustarmelo. Ringrazio ancora tantissimo Ombretta, Gabriele e Mauro. Ciao carissimi, vi voglio davvero tantissimo tantissimo bene, siete delle persone eccezionali, vi ringrazio ancora tantissimo per questa splendida collaborazione, sono troppo felice di collaborare con voi e spero tanto che la mia ricettina vi sia piaciuta. Buona Pasqua a tutti voi, vi mando un grossissimo abbraccio anche a tutti voi che mi seguite sempre e noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!